consapevolezza che le risorse sono più ridotte, è chiaro che si è guardato con molta attenzione all'efficienza dei gruppi. L'esempio è quello che poc'anzi stavo dicendo sulla reperibilità. La reperibilità prima era intesa in termini generali, ogni settore aveva un gruppo di reperibilità e può darsi che magari nessuno interveniva. Oggi aveva un costo di oltre 250 mila euro, se non erro. Oggi abbiamo ridotto a 60 mila euro. Addirittura quest'anno, siccome l'accordo è stato fatto in periodo successivo, l'abbiamo ridotto a 45 mila euro. Però da 250 a 60 mila euro c'è una grande differenza. Cosa abbiamo fatto? Anziché la reperibilità di andarla a considerare settore per settore, abbiamo valutato la costituzione di una reperibilità intersettoriale, cioè ogni settore ha dato degli elementi, l'ecologia ha dato i necrofori, la manutenzione ha dato gli operai, eccetera. In conseguenza abbiamo fatto una squadra che possa sopperire con uguale efficacia e razionalità, quindi di necessità virtù. Su questo alla fine si è trovato, diciamo, la quadra con le organizzazioni sindacali, perché le organizzazioni sindacali la legge attribuisce loro una valutazione e un dialogo con l'amministrazione, tant'è che in passato ci sono state, a motivo della distribuzione di queste risorse, anche con i vigili urbani dei momenti di crisi, addirittura di sciopero, eccetera. Quindi noi riteniamo che questo è un passaggio assai importante, perché aver deciso e inquadrato la distribuzione e i criteri del 2011 ci consente di andare a chiudere la situazione del 2008, del 2009 e del 2010, che devo dire il dipendente comunale è proprio da 4 anni che non ricevono queste indennità. Quindi molte volte parliamo male dei dipendenti comunali, però c'è stata una pazienza non indifferente pur avendo erogato dei servizi.